L'ISIS Gobetti Volta di Bagno a Ripoli è l'unica scuola secondaria di secondo grado della città metropolitana di Firenze che offre agli studenti iscritti al liceo scientifico la possibilità di aggiungere 2 ore settimanali di astronomia. Nella mattinata del 21 dicembre scorso, Emanuele Pace, ricercatore confermato di fisica e astronomia all'Università degli Studi di Firenze, responsabile scientifico dell'OPC, Osservatorio Polifunzionale del Chianti e professore di fisica e astronomia all'Università della Florida, ha tenuto la conferenza interattiva pubblica Divina Astronomia. L'iniziativa, posta sotto il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, rientra nel progetto Dante Metropolitano, il rapporto con le arti e le scienze, dal reale al web nella città metropolitana di Firenze. Promosso e realizzato da ACPST, Associazione Culturale di Promozione Sociale Toscana, con la collaborazione di Editore Libreria Salvemini, OPC, Osservatorio Polifunzionale del Chianti, Cooperativa PhilCrowd, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, nell'ambito del progetto Motu Proprio Portare Ragazzi della città metropolitana di Firenze, e il sostegno di Analergo SPA, Momax e Chianti Banca, quest'ultima in qualità di main sponsor. Il progetto, che ha lo scopo di valorizzare l'opera del sommo poeta e in particolare la Divina Commedia, in quanto fonte di ispirazione che perdura nel tempo, influenzando le nuove generazioni, prevede incontri formativi, conferenze, presentazioni nelle scuole secondarie di secondo grado, in biblioteche civiche, centri culturali, librerie a carattere interdisciplinare e interattivo presenti nella città metropolitana di Firenze, tenuti da studiosi e divulgatori scientifici, tra cui il professor Massimo Seriacopi, dantista, divulgatore e docente in forza all'ISIS Russell Newton di Scandicci, il dottor Mauro Marrani, geografo in forza all'Istituto Geografico Militare di Firenze e divulgatore, il dottor Duccio Mannucci, presidente dell'ACPST, giornalista, divulgatore e organizzatore culturale, e lo stesso professor Emanuele Pace. Ed è corredato da una web app quiz a scelta multipli. Tornando alla conferenza Divina Astronomia, è stata introdotta dalla professoressa Annalisa Massari, assessore alle politiche della scuola, cultura e biblioteca del comune di Bagno a Ripoli, dal professor Simone Cavari, dirigente scolastico dell'ISIS Gobetti Volta, e dal dottor Mannucci, presidente dell'Associazione Culturale di Promozione Sociale Toscana. E i temi trattati dal professor Pace sono stati variegati e di notevole interesse per partecipanti, studenti e cittadini, perché ha dato l'opportunità di fare un affascinante viaggio storico-scientifico che, partendo dagli albori dell'astronomia e avendo come focus l'astronomia nelle opere di Dante e in particolare nella Divina Commedia, è arrivato alla moderna astronomia, oggi sinonimo di astrofisica. Per quanto riguarda il grande interesse di Dante per l'astronomia, il professor Pace ha tenuto a precisare che le opere dantesche offrono letture che coinvolgono anche la filosofia naturale e discipline come la logica, la matematica, la geografia e la fisica, e facendo notare che nelle pagine del convivio compaiono elementi di indubbio interesse scientifico. Nell'operetta in lingua latina De situ et forma aquae et terre si affronta la questione dell'epoca, cioè l'ipotesi che la sfera dell'acqua potesse superare le terre emerse in qualche punto del globo. E per quanto riguarda la Divina Commedia, che il sommo poeta ricorre con sapienza a diverse scienze, tra cui prevale l'astronomia, considerata nel suo duplice aspetto di osservazione del cielo e di studio matematico delle posizioni astrali.